La pressione è ancora a 45. Il cervello si sta ancora gonfiando. Dobbiamo rimuovere l'altro lato. Vuoi togliere entrambi i lati? Lasceremo questa striscia che copre il sinus sagittale. Prepariamo l'altro lato. Vado a informare la moglie. Da quando ti interessa di più informare le mogli in sala d'attesa invece di operare? Da quando sono stata io la moglie in sala d'attesa, Derek. Ma sul serio credi che tu e Cristina siate i soli ad aver subito un trauma? Non ricominciare con Cristina. Non comportarti da ragazzina viziata nella mia sala operatoria. Come mai se Cristina fa quello che vuole va bene e se lo faccio io no? Perché io non mi nascondo sotto un tavolo né faccio la barista. Meredith. Ma dai, tu e Cristina siete così impegnati ad aiutarvi a vicenda. Almeno ti sei accorto che anch'io ho subito un trauma. Io ero la moglie in sala d'aspetto. Ed è tremendo essere la moglie in sala d'aspetto, al punto che sono entrata in sala operatoria mentre quell'uomo vi puntava addosso la pistola e gli ho detto di uccidermi. Ecco che vuol dire essere una moglie in sala d'aspetto. Vado a informare la mia paziente. Ok. Ok. Scusate. Continuiamo.